Ciao a tutti, sono qui per lasciare anche la mia restituzione per il percorso che ho fatto con Elisa e che ormai è terminato da qualche mese. Quando ho contattato Elisa, io mi trovavo in una situazione particolare, nel senso che periodicamente avevo dei blocchi, cioè la mia attività si bloccava completamente, quindi non riuscivo più a scrivere post, a pubblicare, a fare lead generation e non ci riuscivo perché cadevo in crisi esistenziali dal punto di vista professionale molto profonde che duravano anche 20 giorni, un mese. Per un'attività fermarsi completamente per un mese è veramente difficile e dura. Le mie crisi derivavano da tanta confusione che il mondo dei social ti mette in testa su cosa devi fare e non devi fare, anche ovviamente i corsi fatti. Nel tentativo di seguire dei metodi, di seguire delle procedure, di mettere delle strategie e fare le cose in un certo modo, io mi bloccavo perché mi sentivo forzata, mi sentivo sì, snaturata sicuramente, ma non riuscivo a esprimermi liberamente, anche perché quello che io volevo comunicare e il modo in cui lo volevo comunicare non era, cioè mi veniva, come dire, contestato, diciamo così, come qualcosa di non consono, no? Al mondo social, al mondo del marketing, e questo mi portava ad avere dubbi anche sulla mia professionalità, perché ho iniziato veramente a pensare, ma forse c'è qualcosa che non va in quello che so fare e forse devo migliorare quella parte lì, che sicuramente è sempre vero, però in quel caso è stato un motivo grosso di crisi, diciamo così, no? Elisa mi ha aiutato davvero ad andare a fondo a tutte queste cose, a capire se la mia nicchia era quella giusta ed era quella giusta, se il messaggio che volevo dare era quello giusto ed era quello giusto, e mi ha aiutato a capire come comunicare il mio messaggio. Prima di tutto, una cosa che devo dire è che mi ha permesso di fare il lavoro con lei, di fare chiarezza su delle connessioni che c'erano nella mia nicchia tra i loro problemi, i loro comportamenti, eccetera, che io ancora non avevo capito. E qui c'era una parte anche di inesperienza, di bisogno di conoscere la nicchia, di approfondire, di chiedere anche a loro, no? E queste connessioni sono state possibili perché mi ha aiutato a creare delle Zoom dove io ho potuto approfondire il rapporto con la nicchia, la conoscenza, e questo mi ha permesso poi di comunicare molto meglio, quindi di dire delle cose più in linea con me e con loro e di arrivare più al cuore, insomma, dei loro problemi, no? E soprattutto mi ha insegnato come scrivere dei post, con che struttura, una struttura semplice, comunque, insomma, io le ho sempre detto, perché nessuno me l'ha detto prima, che era così semplice. Chiaramente, cioè, una volta che è spiegato così, si può fare, insomma. Invece prima pensavo che ci devo mettere questo, questo e quest'altro, e poi non riuscivo più a fluire nella comunicazione. Quello che con Elisa abbiamo fatto è stato un po' uscire dai metodi che a me stanno stretti, perché comunque io sono anche una persona libera, ho bisogno di esprimermi liberamente, ho bisogno anche di improvvisare delle volte, ovviamente con consapevolezza, però ho bisogno di mettere la mia impronta nella mia comunicazione, nella mia attività, e non dover sempre calcolare tutto. E questo io appunto non riuscivo a fare, una cosa che mi bloccava. Quindi abbiamo un po' messo in pausa questi metodi che secondo me in alcune cose per me era troppo presto utilizzarli nella loro completezza, perché avevo appunto bisogno di sicuramente attraverso più esperienza di fissare meglio alcune conoscenze della mia professione, del lavoro che faccio con i miei clienti, per avere io più sicurezza e poter comunicare con più sicurezza. Poi
Una volta che con Elisa abbiamo tirato fuori un po' di connessioni, delle famose connessioni che dicevo, anche il percorso è stato più facile da sistemare perché anche lì ovviamente avevo bisogno di dare una sistemata e quindi ho avuto aiuto anche in quella parte là. Tantissime cose sono successe dopo la fine del percorso, nel senso che ho avuto un periodo in cui non riuscivo a fare la restituzione, no, del lavoro fatto insieme perché comunque i cambiamenti continuavano ad arrivare e quindi non riuscivo a fermarli in un discorso, in un video, a saperli dire. Adesso li dico. Perché comunque si stanno un po' stabilizzando. Io diciamo che tra i risultati più importanti è che mi sono levata un po' di pippe mentali sicuramente sul mio lavoro, sulla professione, su quello che devo fare, a chi voglio arrivare e come voglio farlo, come aiuto le persone a sbloccarsi. E soprattutto sul lavoro nei social, quindi la possibilità veramente di esprimersi con le proprie caratteristiche, di dar spazio alle proprie caratteristiche, tenendo in considerazione ovviamente le cose che funzionano, però potendo veramente scegliere che cosa funziona per noi e magari creare anche delle soluzioni nuove, no? Che sono più adatte a noi. Ecco, quindi mi ha permesso sicuramente di sentirmi più libera, di sentirmi più spontanea, più vicina alle persone che voglio aiutare e di poter essere me stessa sicuramente. E poi mi ha permesso anche di trovare delle soluzioni molto pratiche, di non fermarmi ovviamente alle difficoltà, ma di trovare delle soluzioni, cioè di capire che non è sbagliato per forza quello che voglio fare, la mia missione, ma devo solo trovare le soluzioni più adeguate. Ecco. Adesso devo dire che sono veramente molto contenta. Ho chiuso l'anno in modo molto positivo. Ho fatto una zumba finalmente come la volevo fare, le avevo già fatte durante il percorso con Elisa e l'ho fatta ancora meglio di come l'avevo fatta allora, ovvero una zoom che veramente mi rispecchiasse, perché in passato anche quelle mi creavano un'ansia pazzesca perché non mi somigliavano per nulla, mi preparavo tantissimo, non riuscivo veramente a esprimere quello che volevo e a mandare il messaggio che volevo. Invece questa volta, le ultime volte, sono andate benissimo, tant'è che poi anche ho venduto diversi percorsi con una grandissima soddisfazione, tanta, tanta stanchezza, veramente tanta, però veramente tantissima soddisfazione. Veramente voglio ringraziare Elisa, il lavorare con lei è stato lavorare veramente come una persona che sta nel tuo team e che tiene a quello che tu fai come se fosse una sua creatura, diciamo così. È stato un lavoro di squadra sicuramente, di lei ho apprezzato la presenza, al di là delle sessioni, anche fuori sessione, l'attenzione, l'accuratezza, e anche la leggerezza, perché ecco un altro risultato che mi ha permesso di ottenere è di fare tutto con più leggerezza, divertendomi anche, e senza svegliarmi al mattino già disperata perché non sapevo come affrontare la giornata lavorativa. Sono felice veramente del lavoro fatto insieme. E consiglio di fare questo percorso a tutte le persone che si sentono un po' inascoltate in altri luoghi, che vogliono dire la loro, vogliono portare il loro messaggio nel mondo, che è un messaggio forte, autentico, di valore, e che però spesso è anche fuori dagli schemi. Ecco, quindi
C'è bisogno di qualcuno che sappia ascoltare i messaggi fuori dagli schemi e sappia aiutare a trovare le strade giuste per farli sentire anche agli altri, al proprio pubblico. Quindi non mi dilungo più, niente, grazie Lisa, un saluto a tutti quanti, a presto!